ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Allora, stiamo rientrando nel mondo. Ci eravamo lasciati l'ultima volta che avevamo trovato un villaggio abbastanza strano. Allora, si sta facendo notte in tutto questo e io tornare su al villaggio per... che cavolo, ecco appunto, prendo danno, c'è un creeper, oh mio dio, lo zombie pure, vabbè, che sfiga, i ragni e poi gli zombie, vabbè, mancano solo gli scheletri, eh. Allora torniamo in una casa. Ecco appunto. Ma quanti zombie ci sono? È pieno di zombie. È strapieno. Io come faccio? Che non mi dovrebbe fare. No, infatti. Ok, cavolo. Che cavolo. Con un cuore. Dormi. Meno male. Comunque. Oggi penso di demolire un po' di... ecco. Oh, ma non è possibile. Me li chiamo, me li chiamo veramente, ecco appunto, ucciso. Allora, io oggi demolirei un po' di queste case, visto che non ci sono i villager, prenderei un po' di roba e inizierei a costruire la casa, perché beh, avremmo pur bisogno di una casa, no? Ragazzi, ero andato un attimo a vedere, a controllare una cosa e spacco qualche albero, distruggo qualche casa e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho fatto 5 stack di legna, penso che bastino effettivamente. Vabbè, questo lo lascio qui, un segno che noi siamo passati di qui. Poi penso di tornarci per prendere quell'ossidiana lì, eccetera. Oh, mi sono scordato di prendere queste angurie. Oh, è un trucchetto che le angurie e le zucche, se non mi sbaglio, si spaccano molto più velocemente con la spada invece di della... come cappero si chiama? Dell'accetta o della zappa. Comunque, io una bella casetta, dobbiamo trovare un bel punto però per fare una casa. Ma sai cosa vi dico? Che tutto sommato questa zona, guardate, un ponte fatto di alberi, ma questa zona non mi dispiace, perché c'è il deserto di là, lì c'è il villaggio. Molto bello. Qui magari distruggo quest'erba e inizierei a fare la nostra casa. Allora. Distruggo un po' d'erba e noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi. Ho appena disboscato quella, cioè ho tolto quell'albero e quell'erba e ho già fatto le fondamenta della casa, una bella e grossa casa, ma secondo me uscirà molto bene. Allora, nel frattempo io continuerei a costruire almeno queste zone. In questo video effettivamente
Non voglio finirlo subito perché non voglio che escano video molto corti. Quindi non so cosa fare e vi intrattengo costruendo. Ok, spacchiamo qui. Come vedete ho già messo letto, crafting table e due chest. Ho altri tre stack di legna, mi dovrebbero bastare effettivamente almeno. A fare il tetto non credo, penso che almeno un altro stack mi ci voglia. No, un altro stack no, però almeno un altro stack, cioè mezzo stack all'incirca. Ok. Ovviamente le finestre non saranno così grandi dopo le sistemerò. So che è una casa molto grossa, me ne sto accorgendo pure io. E sia di altezza che di larghezza. Però mi piace come cosa. Allora, io in realtà per farmi bastare blocchi e anche di estetica farei una cosa del genere, creare tantissime slab, facciamo così e vediamo se mi ci bastano, così risparmio legna e mi piace molto di più. Aspettate però, fatemi salire così è più semplice. Ok. Sfortunatamente non posso velocizzare perché non ho il programma, cioè il programma di editing non mi permette di, come dire, di velocizzare appunto. Vabbè, dopo lo raccolgo. Mettiamo qui, qui, così. Ovviamente devo mettere torce e tutto per non far spawnare i mob. Comunque, nei commenti scrivetemi come state passando questa quarantena. Io non vedo l'ora che sia il 4, così almeno posso uscire a fare una passeggiata per il paese, perché comunque davanti a casa non ho il giardino, sfortunatamente. E quindi non sono potuto uscire praticamente, cioè tutto il tempo sono dovuto stare dentro casa come molti di voi. Allora, invece tipo mia cugina è stata cioè, fortunata perché comunque ha un giardino e quindi può uscire. Ok, meglio che dormia, almeno. Oddio, sto zombie. No, 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 no. Una alla volta, per favore. Una volta, ho detto. Aiuto, aiuto, aiuto. Ui. Non ci provare, sa. Vabbè. Prendiamo i colpi degli scheletri. No, mi si è rotta la spara. Devo usare la scelta. Non morire, non morire, ho due di vita. No, no, no. Veloce, veloce, dormi, 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 cavolo. Sti scheletri del cavolo. No, non ci posso credere. Ah, non so il perché, ma negli ultimi tempi mi si attiva da solo, come si chiama? Il
il mancino inventario. Ma io non lo voglio usare in realtà. Perché comunque è come se fosse una mod, cioè se così si può dire. Non una mod, un... Non lo so, è come se fosse andato in creativa, quindi non perdo niente. Vabbè, sistemo le ultime cose e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, ditemi se vi piace come ho fatto la finestra. A me piace molto questo genere, cioè le finestre fatte in questo modo, così non devo neanche sprecare il vetro. Cioè, basta che posiziono le slab, quindi devo andare a fare assolutamente altre slab. Quindi che cavolo, appunto, faccio così, faccio, dai, uno stack. Allora, il soffitto penso che lo farò nel prossimo video. Continuiamo a fare così. Così. Poi così. Mo metto sorto. Ok. Così e così. Allora, mettiamo pure qua, dai. Ok. Allora, qui, ditemi se vi piace, intendo queste finestre fatte in questa maniera, io, cioè, mi piacciono molto, personalmente. Questa volta però lo metto così e mi fa effetto. Anche perché i ragni non possono passare, neanche gli altri mob. Cioè nessun mob dovrebbe riuscire a passare. Aspetta, perché i ragni non so se riescono a passare così, magari. Però proprio mi sembra che si chiude. Non ho una scelta, devo farmene un'altra. No, non copre, ok, non copre tutto. Ok, allora manca l'ultima parete. E dopo, ragazzi, penso di concludere qui questo video. Allora, mi sono scordato di dire nell'ultimo video che cercherò di fare almeno un video ogni 2 giorni, almeno. So che sarà tanto per me perché comunque ho scuola, poi il pomeriggio magari voglio appunto giocare con i miei amici e o registro il pomeriggio quando non c'è nessuno per cui giocare, ma è raro, oppure registro appunto la sera, ma dovrei andare a dormire pure io. Sto approfittando di questo periodo che stiamo ripittando camera mia e quindi stiamo, visto che ripetiamo, io devo dormire in sala appunto, e ne approfitto perché comunque ho il router qui. E sto molto, molto, ma molto più comodo appunto per registrare perché magari c'è il divano, sul letto mi posso addormentare, cioè non dico che sul divano non mi addormento, però sul letto è molto più probabile che mi viene sonno, eccetera, invece sul divano no. Comunque, senza perderci in chiacchiere, io ragazzi, penso che il video si possa concludere qui. Noi ci vediamo, come appena detto, tra 2 giorni per un nuovo video di Minecraft.
Ciao ragazzi.